risolto gli ultimi dettagli tecnici con le presentazioni. Allora, l'incontro di questa sera è dedicato ad approfondire il tema della salute, del diritto alla salute, in particolar modo sempre nel contesto del nostro corso di formazione, che è appunto focalizzato sull'accoglienza di persone straniere, abbiamo visto, dai richiedenti asilo fino ai titolari di protezione internazionale e umanitaria, sussidiaria e umanitaria, in particolar modo, che sono ovviamente un focus specifico del nostro corso, del nostro percorso formativo. Per affrontare questo tema, che ovviamente è un tema molto ampio, ci facciamo aiutare anche questa sera da due relatori, che sono il dottor Gaetano Sgarro e da Nadia Benassen, che tra l'altro collabora con la Caritas Diocesana per il progetto Ricordare Casa Mia, appunto un progetto di accoglienza in famiglia o in piccole comunità di persone che hanno ottenuto una protezione internazionale e umanitaria. E successivamente, oggi perché abbiamo ben due incontri, successivamente invece affronteremo con la dottoressa Maria Luisa Mazzetta il tema della mediazione interculturale, e quindi un altro aspetto che più di una volta si lega anche al tema della salute, ecco, in materia insomma sociosanitaria. Quindi io, dato che abbiamo questo bel insieme dei relatori, questo bel tavolo, mi accomodo e vi lascio la parola. Vi ricordo che, essendo questo il penultimo incontro, noi terminiamo il corso sabato 3 dicembre con una tavola rotonda dove avremo a confronto una serie di esperienze di accoglienza, sempre riguardo a rifugiati, richiedenti asilo e protetti. E da questa sera è possibile, per chi lo vuole richiedere, ritirare anche l'attestato di frequenza del corso. Grazie. Salve a tutti. Allora, ho il compito di confondere quelle poche idee chiare che avevate riguardo finora. Tanto dopo la Nadia penserà e tenterà di intervenire bene in testa. E se invece alla fine non abbiamo dei problemi, abbiamo anche la mediatrice culturale che mi dirà Maria Luisa perfettamente in questo. Andiamo a cominciare, se il dio dell'informatica non ci mette lo zampino. Potete chiudere la luce, grazie.
concetto di ACC. L'APAC era un centro d'accoglienza che funzionava dal 2001. Il 6 dicembre fu chiuso per motivi amministrativi ufficialmente per la riconsegna degli edifici ai legittimi proprietari. Da un anno invece l'edificio è abbandonato e con l'arrivo delle prime piogge i migranti hanno deciso di occuparlo. Quasi tutti qui vengono dall'Eritrea e dal Sudan e sono in transito, cioè diretti, verso altri paesi. I come from Eritrea. Some people, some people, non vogliono aggiungere i loro parenti e non vogliono rimanere qua. Quanti sono molto piccoli? Quante volte trovate adesso? C'è un toccarino di 12 o 13 anni. A me è 12 anni, non vuole raccontarci il suo viaggio perché deve essere riconosciuto nel suo paese e che possono vendicarsi sulla sua famiglia. È appena arrivato, ma come tutti spera di poter ripartire presto verso la Germania. Oggi saranno una trentina di migranti a lasciare via Cuba. La prima tappa è Milano. Milano! Questo è un bus 19. A chi parte una busta con un po' di cibo per chi rimane il pranzo servito dai volontari. Ci stiamo arrangiando, non dovrebbe essere difficile trovare un luogo qui vicino, vicino alla stazione. E in effetti il posto i responsabili del Baba lo avevano trovato, è l'ex centro etiogenico, proprio dietro la stazione Tiburtina, un ex gioiello dell'architettura abbandonato da 9 anni. Ma voglia mettere dentro i luoghi ombreggiati e si vede nel fondo una casetta, perché non immaginare una città dell'accoglienza che possa diventare anche un fiore all'occhiello per questa città. Io sono più che convinto che tutti quanti abbiate chiaro in testa perché una chiacchierata che verte sul diritto alla salute e sul diritto e sulla modalità di accesso a questo diritto cominci proprio da qui. Non ho da spiegare parole, da usare parole. E dell'altro giorno, 29 novembre, 2 giorni fa, la butto così perché non dobbiamo farci delle concette, neanche post concette. I volontari del Baobab ingaggiano una guida turistica per portare questi ragazzi in giro a vedere i monumenti di Roma. Sono 100 persone che dopo 3-4 allontanamenti fatti dal comune sono riusciti a ritornare. Si parla quindi di migrazione, i dati sono questi, non mi sto a ripetere. Un 5% di popolazione in Italia stabilmente che tenderà a crescere, l'articolo di oggi di Repubblica è micidiale, tenderà inesorabilmente a crescere in maniera molto più che esponenziale. Una vera e propria sfida della sanità pubblica, garantire accessi, servizi, è chiaro, siamo in una non emergenza, ma in una strutturale sfida di carattere pubblico critico. Parlare di accesso e di fruibilità vuol dire toccare argomenti di disuguaglianza della salute, toccare una dimensione morale e etica, perché sono differenze in assoluta evitabili, non necessarie e quindi giuste. Tra gli elementi chiari di questa chiacchierata saranno i determinanti della salute, le disuguaglianze nella salute e nell'assistenza, i sistemi sanitari. 3 piedi su cui si poggia un unico grande, enorme, soffocante serpente. Utilizziamo un approccio, una chiave di lettura, la salute globale. È una chiave di lettura per cui la salute non è solo uno dei beni più intimi e vitali del singolo individuo, ma è anche un bene indivisibile dell'umanità. Non è un New Age, non è una filosofia New Age. È il agisci localmente e pensa globalmente di vecchia memoria. Cosa si intende per salute? Non possiamo fare a meno di richiamare questa definizione nel 1948, non è solo l'assenza di malattie di infinità. I determinanti della salute, cosa che quando 35 anni fa, 40 anni fa mi lavoravo, questa ti costava l'allontanamento dall'esame, oggi viene proiettata a tutte le lezioni di igiene e di medicina.
La salute non ha solo un determinante, dà senso al fattore costituzionale, ma reti sociali, reddito, acqua, servizi, abitazioni, istruzione, condizioni di vita. Cosiddetti determinanti prossimali, quelli stretti, quelli su cui un medico lavora, è quello costituito da agenti effettivi, fisici, gli agenti chimici, lavorano direttamente e indirettamente possono essere corretti. Hanno un immediato collegamento con un risultato di salute, gli altri no, sono determinanti di stare, ma sono quindi veramente casuali le cause delle cause. Un esempio? Arrivare a 75 anni. Almeno da noi in Occidente. Il medico supervalutato ti aiuta al 15% delle probabilità di arrivarci da lui, ma il 30% ce ne metti tre, te, il 20% il paese dal punto di vista ecologico dove vivi, il 50% i fattori socio-economici. Figuriamoci queste percentuali come possono variare da continente a continente, da situazione a situazione. In effetti le vere origini di sviluppo della sanità pubblica sono scientifiche, sono culturali, ma sono soprattutto sociali e politiche. E allora il diritto alla salute non è più assolutamente, non è mai stato probabilmente, solo in mani medici, ma implica un concetto di dovere. Si parla di diritto quando c'è qualcuno che accetta di rispondere a qualcosa che percepisce come dovere. L'ONU, fondato nel 1945, immediatamente vollero creare agenzia, Organizzazione Mondiale della Sanità, che aveva come obiettivo di ragionare e lavorare perché tutte le popolazioni raggiungessero il massimo del possibile di salute, definita come bene primario della popolazione, non c'era questa definizione, ci stiamo scordando di questa definizione, e soprattutto definito anche il diritto fondamentale, 1948. Per sapere cos'è il diritto fondamentale c'è bisogno di andare a scomodare la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani? Sì, forse sì. Sono diritti che spettano a ciascun individuo in quanto essere umano. Non dipendono da razza, religione, lingua. Non c'è bisogno di andare avanti. Sono i diritti fondamentali. Ma c'è una particolarità, che è quello della salute, si pone tra i diritti economici, sociali e culturali. Sono strani questi diritti, sono difficili da gestire, perché appartengono a questa categoria di diritti la cui realizzazione non può che essere progressiva, perché affondano le loro radici in troppe situazioni di carattere finanziario, economico e sociale e in poche, dicevamo, massimo 10% situazioni veramente personali direttamente gestite. L'Europa si è mobilitata un attimo, non sapevo. Ho scoperto lavorando per questa relazione, la Carta Sociale Europea è una vera e propria carta promossa dal Consiglio d'Europa che prevede misure dettagliate di difesa della salute nei vari paesi e soprattutto per quanti non hanno mezzi sufficienti. È anche abbastanza solida dal punto di vista della regolamentazione internazionale, perché c'è addirittura la possibilità di presentare dei reclami. Le ONG, i sindacati spesso in Europa ne hanno presentato, ma guarda caso anche questa Carta Sociale Europea non può infliggere e non può orientare in termini applicativi. I suoi richiami ufficiali non hanno valore costruttivo dal punto di vista giuridico internazionale, ad esempio lo hanno invece nei termini di violazione dei diritti umani quelli presentati dalla Corte Europea, che può deliberare in termini costruttivi. Sulla salute neanche l'Europa delibera in termini costruttivi. E quindi si deve limitare soltanto a fare degli inviti. Invita ad assicurare la salute ai gruppi vulnerabili, ai migranti sprovvisti di documenti. La copertura degli irregolari che poi vedremo è legge anche europea, non è solo la legge turco-napoletana. È legge europea, è stata prima. In effetti il problema è che siamo stati dita papale, se ne possono ovviamente stramene fregare queste carte internazionali. A questo punto guardiamo l'altra faccia della medaglia. La problematica della difesa del diritto alla salute e dell'accessibilità dei diritti alla salute da parte dei migranti ci porta tutti immediatamente a ricordarci che anche i nostri diritti, le nostre accessibilità, la nostra salute, così dato che scontato,
e nella nostra sanità, così data per scontata funzionale, non possono andare in cassetta troppo presto. D'altra parte, Domenico Guido, ricordate, avevate presente un giornalista della Stampa. I migranti ci stanno obbligando a domandarci chi siamo noi e dove vogliamo andare. Un libro bellissimo. 5 mesi sequestrato anche lui. E quindi in effetti non è stupido domandarsi e fare una piccola mini storia. Come eravamo messi noi prima del servizio sanitario? È un grosso aiuto andare un attimo a rispondere a quelle che sono cose che io che ricordo a malapena. Sono entrato all'università nel 72, ma altri non hanno neanche mai sentito parlare. È una maniera per difendere i viventi. Uso la parola biologica apposta, i viventi. Nell'immediato dopoguerra la Costituzione prese in mano il discorso della salute e la affidò già dalla Costituzione alle regioni. Si trattava di un potere concorrente, nel senso che le regioni operavano nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato. E questa è croce e edilizia di tutta la storia della sanità italiana, ma credo mondiale. In assenza delle regioni si fece il Ministero della Sanità, il Ministero della Sanità aveva su vari ufficiali pubblici, medico condotto, veterinario. Il medico condotto fu creato per curare gli indigenti, era il medico dei poveri, era considerato il medico dei poveri. Dove ci prendeva, non era un medico da allevare con particolare chiarezza. E lì sono rifulsi pregi e difetti dei medici condotti italiani. Le casse pubbliche, quando nel 78 si fece la riforma, erano 300 le mutue. Qual era la tragedia della mutua? Che erano molto diverse anche nella erogazione che davano. Tutte le mutue erano basate su un'assicurazione, basata su un criterio molto preciso, e cioè tu avevi la tua mutua a seconda del lavoro che facevi nella categoria di lavoratore a cui appartenevi. Quindi c'era la mutua del giornalista, la mutua del professore, la mutua dell'avvocato, la mutua dell'artigiano e diverse qualità di medici che andavano a lavorare in queste mutue. Per cui ad esempio, non so, io sono di Roma, a Roma se avevi qualcosa di brutto facevi carte false per cercare di andare alla mutua dei giornalisti, sapevi dove c'erano i medici che erano più attrezzati per la patologia per rispondere ai tuoi problemi e cercavi disperatamente di saltare da una parte all'altra. Mi ricordo perfettamente mia madre insegnava a certe cose non si poteva andare a lento, ma era meglio vedere come trovare. Il paradosso era che si veniva a creare che i soggetti più vulnerabili e maggiormente esposti, quindi i lavoratori a buon reddito e i disoccupati, e relativa famiglia, perché dalla mutua era intestataria la capo famiglia, avevano le possibilità più ridotte di tutti. Si dava la peggiore assistenza sanitaria alle classi che più ne avevano bisogno. Nel 78 partì il Servizio Sanitario Nazionale e fu un po' una rivoluzione, nel bene e nel male, una sostanziale rivoluzione, perché impostazione e finanziamento del sistema sanitario era sulla fiscalità generale, tutti pagavano le mutue di tutti, non c'era un'unica grossa norma mutua obbligatoria. E gli ospedali entravano finalmente anche loro in questa struttura. Ma notiamo la variabile tempo, che è una variabile importante questa realtà. Ci sono voluti 30 anni, dalla Costituzione del 48 al 78, perché una visione solidaristica assistenza sanitaria per gli italiani venisse basata sulla fiscalità nazionale e su un'educazione equa. 30 anni. D'altra parte è una storia nota. Questo è successo in tutto il mondo. I due grandi modelli tradizionali, il modello europeo fondato sull'intervento pubblico, il modello americano fondato sull'intervento privato, eccetera. Un modello che prediligeva l'universalità e l'universalità dell'accesso ai servizi, quello europeo, ma l'americano invece facilitava molto la bontà dell'intervento tecnico. D'altra parte il sistema americano da sempre ha oscillato tra una spinta privatistica, guai a non avere un'assicurazione per la salute pubblica, e una spinta sociale, scusatemi, in cui già dal 35 Roosevelt istituì delle formazioni, delle correttive sociali
nel Medicare per gli anziani medicati in 65 anni poveri, anche loro non sanno in realtà come si va a fare la festa. Ma che vuol dire? Che meglio Sant' Virtus? Tutti e due i modelli mostrano la corda se tirata dal loro punto di vista. In realtà la storia della sanità è un tirare il mantello della finanzialità, della finanza dedicata alla salute in un verso o in un altro. Il futuro è pesante in questo senso, perché cosa sta succedendo? Aumento progresso scientifico in termini bestiali, l'invecchiamento della popolazione è altrettanto pesantissimo, un progresso sociale, una richiesta sociale, le migrazioni, ce la facciamo a garantire prestazioni sanitarie adeguate alla popolazione nel futuro? Ma d'altra parte, esisterà mai un modello perfetto? È questione solo di modelli e di come si governano e si applicano, di quanto si vogliono applicare, di quanto si controllano, di quanto si possono correggere e si vogliono correggere. È questione di modelli o alla fine di una eticità della loro applicazione, qualsiasi modello poi dopo ci potranno in futuro, dopo domani si vota anche sulla variazione del titolo quinto, ci potranno proporre. Ma poi, ci tengo a questo inciso, tutti gli italiani dal sistema sanitario sono veramente ben assistiti o assistibili, non abbiamo più problemi con loro, no. Pensiamo ai cittadini italiani che non hanno soldi. 11 milioni di persone, cose che leggete sui giornali questa settimana, Censis, non sono io, non è fatto quotidiano, 11 milioni di persone non possono curarsi perché non hanno i soldi per farlo. E ma perché? Perché in realtà il nostro sistema sanitario è un sistema misto dal punto di vista finanziario. Se non paghi il medico che ti cura, ma il ticket per gli esami, le RIS, le visite. Nel 2012 erano 9 milioni di italiani che avevano dovuto rinviare. È un problema che riguarda, guardate, soprattutto gli anziani. Quindi di nuovo siamo sotto il giochetto. Le persone più esposte sono quelle che meno adesso si stanno curando. E soprattutto le persone nate tra gli anni 80 e gli anni 2000. E questo è un discorso di disoccupazione di queste persone. Le liste di attesa è un altro modo per cui l'italiano non viene, non ha una buona accessibilità. 10 milioni di italiani vanno al privato. Prescrizioni mediche inutili. 5 milioni di italiani che si prescrivono esami e farmaci assolutamente inutili, ma a parte il buco enorme di soldi buttati dalla finestra, tempo buttato dalla finestra, prenotazioni buttate dalla finestra. E soprattutto gli ambulatori Caritas li cominciamo a vedere. Sono certe volte più del 50% gli italiani che vogliono restare nell'anonimato. Sapete chi sono? Sono le persone che hanno problemi di legge, o problemi di gioco, o problemi di fuga sentimentale, cioè che non vogliono assolutamente utilizzare il loro diritto per avere un medico, almeno il medico. Se a questo ci aggiungete che queste persone, by definition, sono quelli che sono quello il ticket non ce l'hanno, loro non hanno né il medico né il ticket. E quegli 11 milioni di persone almeno il medico ce l'hanno. Il medico che rimane in ospedale prima che si performa ce l'hanno. È un vero problema socio-assistenziale. È vero, si può fare il cambio del medico di base, ma guardate che il medico di base per cambiarlo devi tornare a Caltanissetta o a Torino, se sei un bambino di fame. Hai la residenza a Caltanissetta a Torino, il tuo medico è lì, devi tornarci, ma non ci vuole rinnovare. Poi dopo devi andare all'ASL e devi, ma quando puoi fare questo? Per studio, per lavoro e per salute. Ma non lo devi dire tu, lo devi certificare, o il tuo professore, o il tuo dottore di lavoro, o il tuo medico. C'è non trucco, ma non utilizzare la legge. La domiciliazione non è segnata dal Comune 1, ma penso che si fa molto più facilmente forse che a fare. Il comune si prende da un domicilio fittizio, ha avuto il domicilio, c'è un gruppo di medici cui, volontari cui può essere segnato il paziente. Per esempio a casa Cabanelli per l'emergenza fredda a Pesaro abbiamo 13 persone che l'altro giorno hanno fatto sulla domiciliazione, la volontà dell'assistenza sociale ha fatto tutte le pratiche con il loro documento, soltanto i documenti si sono segnati verso il medico di Pesaro che li seguirà per i 4 mesi
Ma voi li vedete molto i barboni italiani in questa situazione dichiarare che restano 3 mesi stare, 3 mesi in posto? Sono i nostri migranti interni di cui faremo molto bene attenzione, aumenteranno quantitativamente. E gli migranti, una volta questi determinanti di salute erano abbastanza fissi, adesso no. Soprattutto è migliorata l'accessibilità e la fruibilità grazie alla legge che poi andremo a vedere. L'accoglienza è migliorata, il volontariato fa miracoli, ma questo è cambiato, ne parleremo dopo. Si diceva il profilo di salute dell'immigrato, ci sono delle parole che si usano un po' nella medicina dell'immigrazione, di cui ci facciamo anche una bella, no? L'effetto salmone, come salmone di salmone. La corrente anche gli anziani migrati volevano tornare a morire a casa loro. Questo ci sollevava molto da una fetta grossa, dalla etnogenetria. Non sta più succedendo questo. Non ci sono più soldi per ritornare e spesso rimangono perché devono tenere i loro nipoti. E quindi si cominciano a vendere e si deve studiare la etnogenetria. Il problema della geriatria di queste famiglie migranti è un problema enorme. L'effetto migrante sano. Si diceva, ma è vero, per venire fino a qui la famiglia africana fa un investimento, manderà il figlio che sta meglio, manderà il figlio in buona salute, ed è vero, ma questo è variato pesantemente, capite perché è variato. L'effetto migrante esausto, che è l'effetto che sta dominando, una volta riguardava soltanto esclusivamente quello che noi gli facevamo di male o di sbagliato una volta che sani erano arrivati qui. Li mandi a dormire in 10 in una stanza marotta, non li deve mangiare, non fanno lavoro, non hanno cure sufficienti, l'alimento è quello che è. Li tartassavamo questi temi, oltre dal punto di vista psicologico. Ma adesso, in realtà, l'effetto migrante esausto o esausta, la differenza la capite, è già presente, è già dovuto e già comincia a esistere durante lo stesso viaggio. La platea migratoria è cambiata, il viaggio è molto più stressato, l'accoglienza è molto più perfetta. Arrivano troppi, partono nelle cocchiere in maniera micidiale, arrivano alle 3 di notte con tutta la scabbia addosso. Dall'impresa il primo consulto medico si riduce a 6 mesi. Prima questi ragazzi non li vedevamo, erano tutti ragazzi e ragazze in buona salute. Adesso li vedi nel giro a 6 mesi è molto. La percezione di malattia, la loro percezione di malattia cambia a seconda della cultura, la cultura africana. Molti, per esempio, adesso aumenterà enormemente la migrazione subsahariana, sarà stradominante e sarà più difficile da gestire in termini sia sociali che medici. Non hanno la ritorno uno sciamano, la malattia per loro è ancora frutto degli spiriti. Anche quella che prendono qua. Si muovono in una maniera ibrida, vogliono la nostra medicina biotecnica occidentale, vogliono miracoli, l'hanno visto con la loro televisione giù, ma conservano un grado di affezione alla medicina sciamanica micidiale, soprattutto le donne. Sono spaventate dalla sede di stupro, ma non si possono aspettare dal lavoro. Abbiamo visto Bananti arrivare con il carcinoma nella mammella avanzata perché da mesi non potevano o non volevano per paura di perdere il poco lavoro nero che ci avevano, erano già tornati irregolari, avevano perso la prima nonnina che l'aveva fatta venire in Italia, le altre nonnine erano irregolari, giorno dopo loro non mi faccio vedere, perché altrimenti il nipote mi dice che allora cambia per altri. E quanti ne abbiamo viste? Io 3-4 ho visto questo. Ma poi soprattutto i bambini, non portano i bambini, non riescono a portare i bambini. La prevenzione, vedremo, uno dei gioielli della legge italiana, ma quando può fare prevenzione? Andare a fare il pap test o andare a fare la mammografia alle 11:15, una donna nigeriana che abita a Monteggio, che vi abita giù l'isola del piano. Chi l'ha morto? Il marito che torna con l'unica macchina della casa, ubriaco alle 5 di sera? Non ci va. Ci va quando sale. Torniamo a parlare di leggi, occhi alle parole, la legge napoletana, recuperare per tante cose, ha ragione, ha fatto miracoli per tante altre cose.
La napoletana del 98, dall'85, grazie a sforzi enormi del volontariato, sforzi continuati, in cui Caritas, SIM, Naga di Milano hanno fatto la parte da leone, lo dico con orgoglio, da un decreto di Dini che finalmente parlava di irregolari. Stava scritto, siamo nel 95, stava scritto nella Costituzione del 48, sotto quella legge, ma si parla di irregolari. Articolo 13, pur in termini non del tutto esaurienti, agli irregolari, l'articolo 13, a differenza regolare e irregolare, l'articolo 13 dà un diritto sanitario teoricamente uguale a quello degli italiani e gli irregolari, e gli irregolari un'assistenza che non è più solo d'urgenza, ma malattia, infortunio, maternità. Ma resta la possibilità di denuncia, ci troviamo. Fu uno shock, profonde convinzioni del volontariato sociosanitario e della Lamella, ma fu uno shock perché dare ad una persona provvedimenti di medicina preventiva e a cure di malattie infettive, nessun tipo di segnalazione se era un irregolare con la bestia, gratuità delle cure urgenti preventive, tutela, maternità, gravidanza, salvo ticket che poi potevi evitare se facevi l'autodichiarazione di indigenza. Dare l'STP all'irregolare, un medico di famiglia per l'STP, dopo vedremo i trucchi. Dare questo, dare tutto a queste persone che non erano nel sistema sanitario. La prestazione va fatta comunque anche se non è assurgenza. Cambia completamente la logica della sanzione. Non è la struttura che fa la buona, ma l'individuo che chiede deve ricevere, e questo ha creato delle scompensi grossi a livello sia personale, ancora oggi in molte regioni, agli sportelli delle STP o agli sportelli delle ASU non ti danno quello che ti devono dare in termini di diritto alla salute, cioè le STP, perché dicono che non vogliono il documento, la carta di soggiorno, il documento di lavoro, cosa che la legge assolutamente non prevede. E siamo stati la prima nazione al mondo a mettere i puntini sulle i, non ce ne scordiamo. E queste sono le quattro perle che vi ho detto. La condizione di irregolarità non limita le strutture, lo straniero irregolare non va denunciato, si allarga l'orizzonte curativo, il minore è protetto per legge, c'era prima, era stato più o meno nascosto nei problemi delle leggi della gravidanza. Adesso ci vuole un minore nettamente protetto. Obbligo a iscrivere il minore al sistema sanitario. Obbligo. Guardate che i programmi di medicina preventiva, in termini che si intendono anche la riabilitazione post-infortunistica, quindi il marocchino che va a sbattere irregolare o l'africano che va a sbattere e si rompe la gamba, non è, deve essere solo operato, deve essere progettato. Interventi di riduzione e prevenzione del danno, ragazzi. Tutela di salute mentale, il fuori di testa che ha picconato quell'uomo a Milano, aveva diritto a essere curato lui prima, e finito una guerra. E quello poveretto fino a cimitero, ma la legge c'era dal 95. La faccio un po' calcata, ma bisogna calcarla. Cure essenziali. Relative a patologie non pericolose nell'immediato, ma che nel tempo potrebbero determinare maggior danno alla salute o rischio per la vita. C'è tutto, c'hanno tutto. Gli irregolari, che sono la parte più fragile in tutta questa situazione, ed è per questo che ho cominciato a vedere. In altre parole, se all'inizio la risposta in Italia era assistenziale, di ricerca spontanea, molti di noi lo facevano, ci fu un secondo periodo di una proposta di politica sanitaria a lavorare in rete anche il fiore all'occhiello della Sindaca, per esempio della Caritas, finalmente abbiamo un corpo giuridico inclusivo, una straordinaria affermazione di cultura e di umanità, con una base culturale medica che passa dal curare l'individuo, gli organi, a curare olisticamente, utilizzando tutti gli aspetti medico-sanitari, a un impianto normativo attuale che in termini di nero su bianco, intercetta addirittura la domanda di salute, di prevenzione. E qui mi fermo,
e di regalo. Un esempio di che cosa è stata la domanda, a cosa ci ha portato. Questo filmato si può utilizzare, si può leggere come una bottiglia, mezza piena e mezza vuota. Probabilmente i migranti che arrivano in Italia, utilizzare un database con le loro cartelle cliniche, garantire un'assistenza sanitaria alle persone più vulnerabili. L'accesso alle cure farmacologiche, infatti, è un diritto inalienabile di tutti e deve essere tutelato. Con questi obiettivi è nato il progetto Accesso ai farmaci, un diritto umano, presentato a Roma, promosso dall'Agenzia del Farmaco e dal Ministero della Salute nell'anno del Giubileo della Misericordia. Per il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin si tratta di un progetto importante che consentirà di veicolare la cartella clinica del migrante in tutto il territorio europeo, dando così la possibilità alle persone che arrivano di essere curate, tutelando la loro salute e quella di chi entra in contatto con loro. Sul progetto Mario Melazzini, neopresidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ha detto: è rivolto proprio all'accesso ai farmaci come messaggio di un diritto umano. Questo è un qualcosa di estremamente strategico, sì, rivolto ai migranti, ma rivolto alle fasce vulnerabili, alla fragilità, agli anziani, alle donne, ai bambini, alle persone con disabilità. Per Melazzini è importante informare i molti che spesso non sanno di avere accesso gratuito ai farmaci e alle cure. Il progetto, che verrà lanciato in occasione della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2016, ha anche una forte valenza etica e sociale. La nostra Costituzione, l'articolo 32, con il diritto alla salute, quindi di conseguenza il diritto all'accesso ai farmaci per tutti e per tutti, questo è fondamentale, ma soprattutto le normative internazionali per quanto riguarda la tutela e i diritti delle persone, quindi quando parliamo di accesso ai farmaci parliamo di accesso e diritto della tutela dei diritti per le persone. Vi assicuro che parole così non si sentivano facilmente prima. Peccato che ci voglia quello che ci è voluto. Comunque, ripeto, non solo occhio alle parole che sono importanti nelle leggi, ma occhio anche ai tempi che dicono molto di più e che sono il nostro vero maestro per quello che bisogna fare nel futuro. Facciamo un salto, andiamo nel 2013. Rovistando, raganando, come si dice, ho trovato l'accordo Stato-Regioni del 2013. Per la prima volta si intende assicurare, 2013, per la prima volta si è inteso assicurare, per la prima volta nel contesto di un'intesa tra Stato e autonomia, la parità di trattamento tra italiano e straniero, per la prima volta. Una guida, l'Istituto Superiore della Sanità vuole mettere in mente fuori sempre il bisogno, c'è bisogno, aiuto. Nel 2013 la legge è iniziata nel 95, è già in ritardo di 30 anni della Costituzione, accesso alla cura per persone straniere, indicazioni operative, scopo piena attuazione del diritto, diritti inalienabili, anche per le persone straniere prive del permesso di soggiorno, stiamo scoprendo l'altra carta. E l'Istituto Superiore di Sanità fa una guida apposta e parla dell'STP, stava nelle leggi nel 95, si parla dei minori in armonia con la Convenzione dei diritti del fanciullo, iscrizione obbligatoria, c'è bisogno di una guida. Addirittura, e questo è ancora più grave, si deve andare sul piano legale in questa guida. Si deve ricordare che il rapporto medico assistito è un vero e proprio contratto. Ragazzi, i medici facevano quello che volevano, possono fare quello che vogliono, ma vanno fuori legge. Perché il rapporto medico assistito, ma quello che c'è un medico anche con un italiano, è identico dal punto di vista legale a quello che lo lega quando vede un irregolare. Il più tossicomane del parco Mirafiori ha lo stesso identico contratto e può essere impugnato questo contratto. Un contratto di spedalità di assistenza sanitaria, eccezione del nostro amico avvocato Rumarello. E da un contratto di questo genere porta degli obblighi accessori, organizzativi, alberghiero, personale ausiliario, interpreti, mediatori, forniture medicinali, vigilanza, custodia dei pazienti. Custodia. Qual è il tossicomane subafricano che viene custodito in un pronto soccorso per evitare che esca e se ne faccia l'altra pera.
al contrario, non lo facciamo con i nostri. Gli fai una fiala d'anarca, ma poi dopo quando sta bene te ne frega, ma di Dio. Ci vuole dire la morte questa cosa. Ma addirittura, anche se il medico si comporta bene e si comporta male la struttura, la struttura risponde per conto suo, indipendentemente, prescindendo dalla responsabilità legale del medico. Il direttore sanitario, il capo della sua responsabilità sua, precisa. E qui c'è bisogno di scriverlo. Addirittura si scopre che ci sono problemi di comunicazione. La guida deve dirti che bisogna tradurre la documentazione, autorizzazione, consenso e dichiarazione in una lingua da lui conosciuta, o almeno in una delle lingue regolari, inglese, francese e spagnolo, perché non succede manco questo. Uno non vuole il mediatore cinghalese in qualsiasi ospedale della Repubblica Italiana, ma ragazzi, si arriva addirittura a provare manco a parlare in inglese e francese. E poi? Questo EO è una bomba di idrogeno di cui Maria Luisa ci parlerà. Interprete e come? Sono due cose diverse, molto diverse. E si chiude la Maria Grazia Pompa, Direzione Generale della Prevenzione Ministeriale, saluta, Anna di Grazia 2013, fa un appello conclusivo. Ragazzi, siamo all'appello del Presidente della Repubblica, quindi saltano le leggi. Da un gap legale. Siamo finiti un enorme gap applicativo, dovuto alla natura giuridica stessa del diritto alla salute, dovuto alla problematica Stato-Regioni, dovuto ad una eticità dei miei cittadini. Solo formalmente abbiamo un'eticità della accoglienza. Prendiamoci chiaro. La natura giuridica del diritto, la Corte Costituzionale ha lavorato anni. Il diritto alla salute è vero che è inalienabile, trasmissibile, disponibile e rinunciabile. Ma è anche costituzionalmente condizionato, sì, nel senso che deve essere quel diritto per cui è solo progressivamente attuabile, no? Deve essere bilanciato da altri interessi costituzionalmente protetti. Non puoi sviare troppi milioni di euro per la salute dei migranti quando magari dopo crei altri problemi agli italiani o viceversa. Ma comunque resta un nucleo irriducibile del diritto alla salute. Qui non si deve cominciare. Sono decine le affermazioni della Corte Costituzionale e deve essere riconosciuto anche agli stranieri. È un pendolo micidiale, ci sta schiacciando. Lo Stato è lui che ha competenza esclusiva sulla legiferazione, sulla politica dell'immigrazione e dell'asilo, ma dà alla Regione ogni diritto di decidere sull'applicazione, si chiama competenza concorrente. Come voi capite che a questo punto stiamo nelle mani della Regione, oltre che dello Stato. Sono un zoppo e un cielo che si possono mettere d'accordo per andare meglio insieme o che si possono mettere d'accordo per paralizzarsi. Sta succedendo di tutto e di più. Guardate un attimo dopo la legge 40, non è andato tutto bene. Questo pendolo funziona. Funzionava prima per tante cose, ma su questa strada qua sta funzionando in maniera pesantissima. I colori diversi vogliono dire, siamo nel 2011, una relazione di Salvatore Gerace, nostro carissimo ex presidente, facemmo tutta una ricerca. Guardate che difformità di applicazioni. Ci sono delle regioni che addirittura fanno degli atti più restrittivi delle indicazioni ministeriali. Altre regioni che non hanno nulla. Altre regioni che applicano in modo loro, altre regioni che passano solo le indicazioni ministeriali del 2007 e si arrivano solo nel 2011. Beh, è un pendolo che ci distrugge. E alla luce di questo, 2009, pacchetto sicurezza. Articolo 1, comma 16, reato di ingresso e soggiorno irregolare. Diventa reato entrare clandestinamente in Italia. Se è reato, io medico del pronto soccorso, pubblico ufficiale tuo cuore, ti devo denunciare. È come se io mi fossi accorto che tu hai sgozzato 13 persone al piano di sotto. Ti devo trattare, ti devo denunciare. Articolo 1,16 contro la legge napoletana che diceva che non c'era il diritto a non essere, anzi non si doveva denunciare. Non abrogava la nuova legge questa, obbligava l'operatore sanitario alla denuncia. Ci sono state le denunce. Questo fu tipico, a Treviso, guarda caso, a Treviso una povera ragazza di 20 anni, regolare,
sembra stuprata durante il viaggio, fa interruzione di gravidanza e viene arrestata, manette e polsi e pannolone nelle mutande. Parlo grasso apposta perché vi voglio colpire. Medice, parlaci una volta. Medice, parlaci. No, ha reato di clandestinità. Fu un bel momento, perché l'introduzione ha generato di questa reato di clandestinità con custodia della denuncia, ha generato un'ambiguità tale da spingere ordini professionali medici, assistenti sociali, psicologici, infermieri, ostetri, mondo universitario e ONG, noi non segnaliamo. Anche a Pesaro partivo così con la Dogoliano e con la Caritas di Pesaro facendo un ambulatorio proprio in questi mesi qua. E io ho visto le donne arrivare e non voler fermarsi, curarsi, e già arrivavano, e poi non andavano più, perché arrivavano poi in stadi veramente avanzati ai pronti soccorsi, perché il marito e loro stessi avevano paura che venivano denunciate, risalivano al marito era irregolare per gli altri lavori, ai figli qui e qua, cioè, donne anziane hanno fatto vista comune anche qua, mentre i migranti, donne anziane fanno, pagano un prezzo più alto. L'epilogo? L'epilogo fu per fortuna questo, non era scontato, che si chiarì che non era abrogato l'articolo 35 della Turco Napoletana, per cui riuscimmo a bloccare questa cosa qui in termini pratici, funzionali, cioè statalizzati, ma la legge ha fatto un danno micidiale. La legge è ancora scritta qua, tutta quanta nella testa della gente. Il clima di timore che ha creato non è andato via. Già entrare in rapporto con i migranti è difficile, figuratevi dopo una botta di questo genere. A così tanti anni di distanza c'è un triste male che separa la pratica dalle leggi, è già stata una fatica avere le leggi. Ci sono poteri che vanificano e i poteri sono non solo statali ma anche regionali. E noi siamo abbastanza fortunati, lo dico a voce chiara, le Marche sono una delle regioni che su questo si è comportata in una delle maniere più corrette. Oneri e onore, oneri delle Marche. Questo dovete fotografare. L'osservatorio delle disuguaglianze è tutto e solo nella regione Marche. Le Marche, come tutte le altre regioni, in quel pendolo si pongono seguendo l'accordo Stato-Regione. Questo accordo con Stato-Regione del 2012 è frutto dell'incarico che fu dato alla Regione Marche per tutta Italia in un tavolo di promozione della salute della popolazione, fu dato alla Regione Marche e a questo osservatorio delle disuguaglianze. La notizia che lei e i suoi colleghi hanno lavorato tosto e litigato, immaginate, con i funzionari di quale regione, e l'indagine nazionale è stata riportata in questa indicazione, in questo accordo Stato-Regione. Molto a posto siamo nelle Marche, noi non siamo molto a posto, tant'è che nel gennaio del 2015 viene data la ARS, cioè l'azienda regionale sanitaria marchigiana, l'incarico di fare un monitoraggio, garantire la corretta concerne applicazione, stiamo arrivando alla fine, nel territorio regionale, quindi solo marchigiano, vi comandiamo, siamo una delle regioni che ha lavorato, saremo messi bene, 13 indicatori. Elabora la patenza per capire come la sul tutta le Marche funziona. Occhio al 6, SPP, al 13, SPP. Esce fuori l'aggiornamento a dicembre dopo un anno, con la collaborazione di tutte le ASUR. Nel complesso, che cosa vi aspettate? Una riduzione quantitativa dell'offerta assistenziale da parte dei lavoratori STP, che per gli irregolari sono il sine qua non. Se non hai la carta dell'STP, nessun medico ti può vedere, ti può segnare gli esami, dopo se non risolvi vedrai, ma non ti segnano gli esami, hai solo il tuo pronto soccorso, torni indietro prima della legge del 95. E allora l'accessibilità dell'STP? Sapete quanto costa mettere gli STP in regola nelle Marche? 7.000 euro al mese. Lo stipendio di due medici ospedalieri di media anzianità. E quindi siamo qui con i regolari di nuovo. Bisogna implementare l'STP. Dà consigli del miglioramento dell'offerta.